fanno. Oh, brandelli con un'orda di zombie, come le baccanti con Orfeo. Non l'ho amato, non ho detto che mi è piaciuto, solo non l'ho odiato. Apri! Dico, mi faccio incazzare ancora di più. Fatemi entrare. Io e il mio vizio di andare controcorrente. Apri! Non mi avrete mai come mi volete voi. Me lo sto facendo addosso, prendi. Non ci casco, non aprirò mai. Stronzo! Ciao a tutti, purtroppo sono Filippo Altroquando e oggi parleremo de I Fantastici 4, il controverso film di Josh Trank del 2015, oggetto attualmente di tante stroncature a più livelli, un film che si è preso una valanga di insulti sin dalle prime news di produzione e che praticamente tutti i lettori del quartetto aspettavano al varco. Un flop stratosferico del quale la Fox, detentrice dei diritti sui personaggi, annuncia un seguito, nonostante la Caporetto, di pubblico e di critica, il tutto mentre una cospicua parte di fans affila i forconi e firma petizioni online affinché i diritti tornino alla Marvel. Una premessa. Lo so che avere già realizzato un video nella rubrica TV Cult in cui parlo parzialmente in difesa della quarta stagione di American Horror Story, Freak Show, da molti indicata come la peggiore della serie, e oggi apprestarmi a fare qualcosa di simile con il film di Trank rischia di farmi passare per quello che fa il bastian contrario per partito preso. Non è così. Almeno credo, come credo di non essere razzista, credo e spero. Resto sempre in una zona d'ombra, perché continuare a farsi domande è sempre opportuno. Se non sarò sommerso di pernacchie e uova marce dagli ultra Marvel inviperiti, vorrei provare ad analizzare un po' il film in modo sereno, sempre con la pancia, come sono solito dire. I film io li fruisco così e lascio a chi ha le competenze tecniche il compito di fare la sua radiografia al prodotto. Ricordo anche che io mi accosto sempre alla visione dei cinefumetti senza nessuna particolare aspettativa. Ed è molto difficile che uno di questi film mi mandi in solluchero, oppure che dopo averlo visto sia preso da un attacco di coprolalia e stia lì a gridare lo schifo, la merda! Ok, caviamoci questo dente. Il film di Josh Trank è un'occasione sprecata, un filmetto molto modesto, l'ennesimo buco nell'acqua nel tentativo di portare sullo schermo i primi iconici eroi della Marvel. È un film che se ne strafotte di quelle che possono essere le aspettative dei lettori, un film che cambia registro più volte durante lo sviluppo, causando anche delle cadute di ritmo, e che brucia delle intuizioni che sulla carta avrebbero anche potuto essere interessanti. Non mi sembra quindi di starlo promuovendo a pieni voti, quindi non fatemi del male. Ma la verità è che nel vederlo non mi sono nemmeno scandalizzato e non ho trovato neppure che sia lo sgorbio peggiore che il cinema e Marvel abbiano scodellato da quando hanno iniziato a consumare il loro matrimonio commerciale. Attenzione, se non l'avete visto, perché farò spoiler, siete avvertiti. Un passo alla volta, però. E per affrontare questo argomento, iniziamo parlando dei Fantastici 4 come sono nei fumetti. I Fantastici 4 nascono nel 1961 a opera di Stan Lee e Jack Kirby e storicamente sono i primi supereroi Marvel propriamente detti. Infatti, la casa editrice recupererà in seguito personaggi preesistenti della Golden Age e li farà suoi, ma sono Reed, Ben, Sue e Johnny a essere i primi eroi a calcare la scena nelle edicole statunitensi con la targa Marvel. L'idea di partenza di Stan Lee era quella di creare un gruppo di eroi sul modello della concorrenza DC, la Justice League, ma in realtà prese parecchi spunti da un'altra serie DC, gli
degli esploratori dell'ignoto, con cui i personaggi della prima famiglia Marvel hanno molto in comune graficamente e concettualmente. La parentela con la JLA, nelle cui fila militano Superman e Batman, è abbastanza lontana. Diciamo che quel che resta è solo il concetto di supereroi che lavorano in squadra, e saranno più tardi gli Avengers a diventare il corrispettivo Marvel del gruppo DC per antonomasia. I Fantastici 4 acquistano più le caratteristiche di una famiglia bizzarra, dove la coppia centrale, Reed e Sue, rappresentano i genitori, il fratello minore di Sue, Johnny, che all'inizio è minorenne, quello del figlio, e Ben, quella di uno zio. Il tono generale del periodo d'oro delle avventure dei Fantastici 4 è caratterizzato da due elementi. Il Sons of Wonder, tipico ancora della fantascienza cinematografica anni 50, zeppa di mostri, alieni cattivi e scienziati megalomani, e il tono da commedia, spesso affidato alle scaramucce tra la torcia umana e la cosa, sempre impegnati in un amichevole duello casalingo fatto di scherzi da caserma e battute pungenti. Il dramma, parliamo di eroi Marvel, destinati quindi a soffrire, ma ancora in fase di rodaggio, li eviterà successivamente, ma senza cancellare quasi mai del tutto la vena ironica e leggera dei primi anni. È solo la mia opinione personale, e sicuramente in tanti potranno non condividerla, ma io ritengo che i Fantastici 4, molto più di altri personaggi Marvel, siano un'invenzione che per motivi storici e di linguaggio oggi appare datata. Ancora legata a una richiesta di sospensione dell'incredulità che oggi non accettiamo più così facilmente, ed è per questo che nel corso dei decenni le loro origini hanno subito così tante riscritture, senza però mai riuscire a raggiungere una versione veramente definitiva. Per cominciare, la loro origine più classica oggi risulta elementare. Questi quattro avventurieri, guidati da un giovane scienziato geniale, che decidono di avventurarsi per primi nello spazio, lo stesso anno in cui Yuri Gagarin metteva il naso fuori del pianeta, appena qualche mese dopo, in verità, ma ignorandone completamente le esperienze, come se non fosse semplicemente avvenuto. I cosiddetti raggi cosmici che gli conferiscono i poteri sono la rappresentazione dell'ignoto e dell'ignoranza di quegli anni di cosa ci fosse là fuori. Un discorso simile a quello della radioattività, indicata spesso nei fumetti come causa di tanti superpoteri, per il semplice fatto che, sia a livello scientifico ma soprattutto di immaginario popolare, dell'energia atomica si sapeva ancora pochissimo e la si immaginava come una forza distruttrice ma anche miracolosa, quando in realtà il tempo ci ha insegnato che causa il cancro e la morte. Se il ragno che morde Peter Parker, all'inizio radioattivo, oggi diventa un prodotto dell'ingegneria genetica, aggiornare l'esperienza spaziale del quartetto richiede delle invenzioni più elaborate e sempre più distanti dalla fonte originale. E non è neppure l'aspetto più ingenuo. Oggi risulta inaccettabile che quattro civili possano andare nello spazio come se niente fosse, tra l'altro portandosi dietro un ragazzino minorenne. È vero che col tempo sono state apportate molte varianti a questa storia di origini, come nella saga anni 90 La rinascita degli eroi o Il viaggio nella zona negativa dell'universo Ultimate, che il film di Trank riprende, ma il tutto rimane in ogni caso molto fiabesco, cartunesco e difficilissimo da adattare sul grande schermo, dove per ragioni percettive la sospensione dell'incredulità segue regole differenti e ha bisogno di appigliarsi a qualcosa di più solido. I Fantastici 4 al cinema hanno sempre avuto poca fortuna. Quando era in lavorazione il primo film diretto da Tim Story, qualcuno disse che se il buongiorno si vedeva dal mattino ci avrebbe fatto rivalutare il trashissimo film del 94 prodotto da Roger Corman e diretto da Oli Sassone. O Sassone, non lo so, ma sti cazzi. Nei mesi scorsi, mentre imperversavano le polemiche perché il ruolo del biondo Johnny Storm era stato affidato all'attore di colore Michael B. Jordan, qualcun altro ha detto che il film di Josh Trank ci avrebbe probabilmente fatto rimpiangere i due vituperatissimi film di Tim Story.
Sono corsi e ricorsi storici che secondo me non sono casuali. E ritorna quella che sembra essere la maledizione del quartetto, portare i Fantastici Quattro sul grande schermo, come scriveva Charles Bukowski, è come tentare di inculare un gatto. Ma è arrivato il momento di parlare veramente del film di Josh Trank. Una delle poche cose che sembra stia mettendo d'accordo un po' tutti è la parte iniziale del film, questo prologo che ci mostra l'amicizia tra Reed Richards e Ben Grimm, ancora bambini, a scuola, e il sogno che condivideranno per molti anni. Reed è già un piccolo genio che lavora al progetto del teletrasporto. Benjamin è un ragazzo di poche pretese, ma sveglissimo e affascinato dalla genialità dell'amico. Questo prologo a me ha ricordato alcune atmosfere dei film di Joe Dante, ma anche certi racconti di Stephen King, dove la complicità tra ragazzi è la miccia per una grande avventura. Da questo punto di vista, il film comincia in un modo che più distante dai fumetti non si potrebbe e inizia ad agganciarsi alla versione Ultimate, con un salto di anni e l'introduzione del complesso Baxter, questo centro di ricerche scientifiche avanzatissimo, dove lavora il dottor Storm con la sua figlia adottiva, Susan Sue. Apriamo una parentesi e parliamo della prima famiglia Marvel. Come ho già accennato, si tratta di una famiglia, prima che figlino almeno, allargata. Gli unici ad avere dei legami di sangue nei fumetti sono Sue e Johnny. Quando fu annunciato il casting dell'attore nero Michael B. Jordan per interpretare la Torcia Umana, si scatenò un putiferio perché Johnny è caucasico e biondo, perché è una forzatura fare di Sue una sorella adottiva e perché il politically correct ha sfracellato le palle. Dirò, io ho il sospetto che il politically correct ormai c'entri poco, e quando un personaggio al cinema cambia etnia, spesso dipenda dai contratti degli attori e dalla produzione che deve collocarli in un certo numero di film entro un tempo stabilito. Ma ho anche la sensazione che nel caso del film di Trank, la scelta di un attore nero per interpretare la Torcia sia stata una sorta di gancio pubblicitario, un gesto quasi provocatorio, come per dire: tutto il film sarà qualcosa di diverso di quello che conoscete, quindi non aspettatevi un'aderenza al fumetto. Trovo superficiale dire che non possono essere fratelli adottivi perché il concetto alla base dei Fantastici Quattro è quello di essere una famiglia. Un'uscita poco felice che mi fa un po' incazzare anche, perché so per esperienza che lo stesso DNA a volte non è sufficiente a fare una famiglia. E lo stesso dice Reed Richards nel corso del film, suggerendo una volta di più che la vera famiglia nasce dagli affetti e dalle affinità. Un contesto scontato solo per chi ci crede. Del resto, se in Italia i nostri governanti non sono ancora riusciti a ideare una legge appena decente per regolare i diritti civili, una ragione ci sarà. Inoltre, come già nella versione Ultimate, ringiovanire così tanto i personaggi, livellandone quasi l'età, va già a modificare l'idea di famiglia presente nel fumetto e propone un gruppo di ragazzi che si scoprono solidali. È un altro concetto, potranno diventare una famiglia forse in futuro, ma ancora non lo sono. In passato c'è stato pure chi ha detto che il vero film dei Fantastici Quattro è Gli Incredibili. E non ha del tutto torto, sebbene Gli Incredibili contenga una miriade di cliché e di citazioni anche ad altri fumetti e ad altre saghe. Ma torniamo al film di Josh Trank. Sarò malato io, ma nella parte centrale ho sentito odore di Walt Disney. Non mi riferisco ai film di animazione, ma ai tanti film per ragazzi prodotti a suo tempo dalla Disney, anche a tema fantastico, che ci mostrano protagonisti giovanissimi alla scoperta di meraviglie. Vediamo quindi che Johnny Storm, benché di colore, è un soggetto guascone come il suo omologo di carta e che finisce col collaborare con lo staff del padre, in un certo senso per punizione, dopo aver fracassato un'auto. Le caratterizzazioni sono abbastanza blande, ma il dialogo non è tutto da buttare via. Riesce persino a contrabbandare degli spunti sottobanco, come il dialogo iniziale tra Reed
e Sue, durante il quale Reed fa riferimento alla sua idea di famiglia, o Sue che afferma di essere nata nel Kosovo, con l'osservazione goffa di Reed che dice: "Ma non hai l'accento", e subito scoppiano a ridere perché è ovvio che non l'abbia dal momento che è cresciuta in America. Questa informazione in realtà serve a fornire una chiave per capire il carattere di Sue, che è nata in un paese in guerra, che aborrisce le armi e le operazioni militari e che successivamente fa di tutto affinché il fratello adottivo mutato non sia usato come un'arma. Cosa che invece è già successa a Ben Grimm, divenuto un mostro roccioso, molto più mostruoso delle sue precedenti incarnazioni cinematografiche. Viene praticamente impiegato dal governo come un carro armato e viene suggerito che le sue missioni hanno causato delle morti. Sue, qui interpretata da Kate Mara, attrice duttile che ricordiamo per I segreti di Brokeback Mountain e la prima stagione di American Horror Story, dove interpretava Hayden, secondo me spicca nel cast e rappresenta la voce critica, quella che vorrebbe ricordarci che non si sta parlando di supereroi, ma di fenomeni sconosciuti pericolosamente asserviti dalle istituzioni. Come quando litiga con Johnny e dice: "Questi non sono poteri, sono condizioni fisiche aggressive". Il film di Trank vive nei suoi dialoghi e nei dettagli più di quanto sembri. E per un film tratto da un fumetto di supereroi, questo è un peccato mortale. Il ritmo, infatti, è rilassato, non lento, ma rilassato. Inoltre, è un film dallo stile poco coerente, nel senso che cambia atmosfera più volte, ma questi nodi non sono ben amalgamati. Si è detto che Josh Trank ha avuto scazzi con la produzione che gli ha imposto determinate scelte, che lui avrebbe voluto fare un film diverso e così via. Non so se la causa sia questa, fatto sta che il suo film inizia come un racconto di amicizia infantile, continua come un'avventura fantastica di iniziazione giovanile. E a un tratto sconfina in qualcosa che si avvicina all'horror. Il pianeta Zero, quello che nei fumetti è chiamato zona negativa, è descritto qui come un altro mondo situato su una dimensione parallela alla nostra e ancora in fase di formazione. Non si sa che cosa diventerà, ma potrebbe essere una fonte cui attingere quelle risorse che alla Terra stanno iniziando a scarseggiare. Anche qui abbiamo in qualche modo il viaggio a rotta di collo, senza nessuna supervisione ufficiale, come nei fumetti, solo che i quattro viaggiatori stavolta sono Reed, Johnny, Ben e Victor von Doom, che resta disperso in missione e di cui riparlerò tra un poco. Sue, anello razionale della catena, rimane alla base, cerca di fermarli ed è coinvolta, diciamo, nel rinculo dell'energia che investe gli altri ragazzi. La scena riesce a essere discretamente drammatica e cita a suo modo anche il momento iconico della prima trasformazione dei protagonisti, con Johnny che brucia, Ben che viene avvolto da una tempesta di sassi e così via. Bisogna dire che mai prima d'ora Reed è stato responsabile della trasformazione di Ben nella cosa, come in questa versione. E qui arriviamo all'elemento horror. A me non è dispiaciuta la scena di Ben che chiama disperatamente Reed implorando aiuto e questi che si sforza di raggiungerlo, deformando il proprio corpo senza neppure rendersene conto e accorgendosi solo alla fine di essersi allungato a dismisura in un cunicolo strettissimo, solo per trovarsi davanti a una roccia dalla forma vagamente umana. La scena l'ho trovata discretamente intensa. Come non mi è dispiaciuto che Reed, sopraffatto dall'orrore e dal senso di colpa, fuggisse via, causando l'ulteriore rancore di Ben. Poi, questa è una cosa mia, ma ho avuto la sensazione che la torcia umana fosse molto diverso dal solito look solare, incantevole, luminoso. La sagoma umanoide incendiata di Michael B. Jordan ha qualcosa di spaventoso. Di fatto è un mostro come la cosa, tanto più che inizialmente non controlla il suo potere e, come gli altri, deve ricorrere alla tecnologia per riuscire a spegnersi.
Ho trovato divertente anche il modo in cui Reed Richards, latitante, altera i suoi lineamenti facciali usando le sue capacità elastiche. Mentre il film era in lavorazione, Josh Trank disse che si stava ispirando al cinema del corpo di David Cronenberg e che i principali punti di riferimento sarebbero stati La Mosca e Scanners. Purtroppo non mantiene le promesse, si limita a buttare giù un paio di citazioni e per quanto riguarda l'aspetto mutazione della carne, beh, il film di Trank commette il suo errore definitivo, quello di non osare abbastanza. E alla fine della fiera e della pellicola rincorre i cinefumetti canonici sul loro stesso territorio, avvitandosi nei cliché e diventando nell'ultima parte prevedibilissimo. Non un bruttissimo film, quindi, ma un film che, nonostante le sue variazioni sul tema, il sottotesto pacifista e l'estetica appena un po' più dark, si arena nel dozzinale, proprio perché è incapace di scardinare completamente gli ingranaggi della fonte fumettistica, come a suo tempo fece l'Hulk di Ang Lee, che infatti a molti non piacque, e produce quindi un esperimento non riuscito, con l'aggravante che Trank non è un regista navigato come Lee e non porta in scena le stesse invenzioni visive. Ma non abbiamo ancora parlato di lui, del dottor Destino. Destino, Victor von Doom nel film è l'attore Toby Kebbell, visto in Black Mirror, giovane genio arrogante e narcisista che svolge un ruolo determinante nell'apertura del portale che conduce al pianeta Zero e rimane disperso per un intero anno prima di ricomparire completamente trasfigurato. Ci sarebbe tanto da dire su Destino, villain fondamentale nel cosmo Marvel e legato filo doppio ai Fantastici Quattro, dei quali è la nemesi principale. Nel film di Trank ha la stessa sorte che aveva avuto nel film di Tim Story, e cioè quella di mutare insieme con i suoi nemici, mentre nei fumetti ha un'origine completamente separata. La storia del dottor Destino nei fumetti è complessa e articolata. Da giovane è stato collega di college di Reed Richards, nei confronti del quale ha sempre nutrito un irriducibile senso di competizione. Teorizzando di poter mescolare scienza e magia, Victor crea una macchina per comunicare con il regno dei morti e scatena forze incontrollabili che sfigureranno il suo viso, maledicendolo al punto che la sua vista non è sopportabile neppure da lui stesso. Questo lo porta a nascondersi nel Tibet, presso un ordine segreto di monaci che lo aiutano a forgiare la sua armatura e la maschera che coprirà per sempre il suo viso. Destino, il monarca del regno immaginario di Latveria, è uno dei supercriminali più temibili del cosmo Marvel. Un personaggio di statura shakespeariana, votato alla conquista del pianeta e in modo altrettanto ossessivo, determinato a dimostrare la sua superiorità intellettuale a Reed Richards. Tre volte il cinema ha tentato di portare Destino sul grande schermo e tre volte è stato un fallimento. Una delle ragioni è la complessità della sua origine, il retaggio zingaro, la madre strega, la magia, l'antica rivalità con Richards, la storia del suo volto deturpato, anche quella più volte riscritta nel corso degli anni, e il suo ruolo di sovrano. Sono elementi che non si adattano a essere integrati con le origini del quartetto. Nonostante questo, si è voluto farlo. Tre volte. E il risultato è stato quello che Destino non è mai stato veramente Destino. Parliamoci chiaro, però. Se l'idea alla base dei Fantastici Quattro, la loro genesi, oggi risulta un tale colabrodo di logica che richiede un grosso sforzo di riscrittura per essere raccontato al cinema, per Destino è ancora più difficile e richiederebbe un film a sé stante. Inoltre, il look classico di Destino, così carismatico nei fumetti, in live action diventa, gioco forza, ridicolo. Nemmeno Anthony Stark va in giro nell'armatura di Iron Man tutto il giorno, mentre per Destino è l'unico abito del guardaroba.
Quest'armatura pesantissima, avvolta in un mantello con cappuccio verde, tutti i dettagli che nei fumetti, soprattutto in quelli più ingenui degli anni 60, rappresentano l'equilibrio del personaggio tra scienza e stregoneria. In un film rivolto a un pubblico generalista, un look così non lascerebbe seria molta gente e necessiterebbe di un'idea ben studiata per poterlo citare senza tradirlo troppo in modo accettabile. Per questo penso che sia inutile scandalizzarsi perché al cinema non abbiamo ancora visto un destino che sia destino. Il DNA fumettistico del personaggio lo rende una sfida enorme per il grande schermo. Nel film di Josh Trank, in realtà, ci si limita a citarne alcuni aspetti iconici, ma la sua essenza è molto diversa. E non sarebbe neppure così male se l'idea non fosse stata buttata via. Il Doom che vediamo tornare dopo un anno di latitanza dal pianeta Zero, fuso con la tuta metallica che avrebbe dovuto proteggerlo e che ricorda vagamente la sua armatura nei fumetti, è diventato una sorta di drone minaccioso dello stesso mondo alieno. Il suo intento, lui che è sempre stato vanaglorioso e dispotico, è di risucchiare l'intera Terra in quello che è diventato il suo nuovo mondo. In realtà non è neppure chiaro se agisce di sua libera scelta o se si è trasformato in un automa al servizio di un universo parallelo, intelligente e fondamentalmente malvagio. Qualcosa di simile ai Borg di Star Trek. Questo spunto era interessante, ma non viene approfondito per niente. Si limita a citare in modo blando Scanners di Cronenberg manifestando poteri paranormali e facendo esplodere teste. E la sua avventura si conclude lì con lo scontro con Reed Richards e i suoi amici che gli fanno il culo. Ma neppure questo, non odiatemi, mi è bastato per condannare il film senza appello. Fantastici 4 di Josh Trank, che graficamente si presenta con la sola parola Fantastic, con il 4 al posto della seconda A, vorrebbe proporsi come un pastiche che prende spunto dalla materia fumettistica per raccontare una storia differente. Non ci riesce fino in fondo, forse perché è vincolato dalle logiche di produzione, però ci prova. E tra i tentativi c'è quello di portare in scena il vero villain del film, del quale quasi non ci accorgiamo, distratti come siamo dall'attesa del dottor Destino. Ed è lo scienziato cinico e senza scrupoli, a capo del complesso, il dottor Harvey Elder. Nel film è stato tardivamente ribattezzato dottor Allen, ma nello script pare si chiamasse Elder, quello che nei fumetti diventerà l'uomo talpa, e alle sembianze dell'attore Tim Blake Nelson. Qui non ha né il tempo né le ragioni per diventare l'uomo talpa, è una citazione sfumata un po' alla Nolan. Del resto, anche nell'Hulk di Ang Lee, non tutti hanno riconosciuto la presenza dell'uomo assorbente pesantemente riscritto. Harvey nel film di Trank rappresenta il sistema, la burocrazia e la smania di controllo ed è il vero nemico, molto più subdolo, con cui i quattro ragazzi si trovano a misurarsi, non facendo a botte e usando poteri strani, ma con le loro povere forze di esseri umani che tutto sommato vogliono restare tali. Alla fine della fiera, un esperimento fallito, quello di Josh Trank. Non un totale aborto, secondo la mia modestissima opinione, ma sicuramente un boccone indigesto per i fans Marvel più estremi. Non si sa attualmente cosa intendano combinare Fox e Marvel, se dopo questo flop colossale ci sarà un seguito oppure no. La Marvel ha deciso di sospendere la serie a fumetti e si mormora che l'abbia fatto come dispetto alla casa produttrice e detentrice dei diritti cinematografici. Altri dicono che semplicemente la serie aveva ormai fatto il suo tempo, chissà. Certo, chi ha amato i Fantastici 4 nei fumetti rimane deluso dall'assenza di fedeltà, dai tanti difetti, ma soprattutto direi dall'incompiutezza dell'operazione di riscrittura. Io la vedo così. I Fantastici 4 sono nati negli anni 60 per parlare al bambino dentro di noi.
Il cinema è un linguaggio diverso e poche cose appaiono più infantili di un bambino che gonfia il petto per sembrare grande. Per questo si fatica a trovare il modo di farli funzionare sul grande schermo, causando la delusione di tanti. Il buon Matioski, in un suo video, ha invitato i followers a suggerire come dovrebbe o potrebbe essere un film ideale sui Fantastici 4. Io contribuisco a questo gioco dicendo due cose. Primo, si dovrebbe rinunciare a Destino e orientarsi su un'altra minaccia, magari citando Victor come burattinaio dietro le quinte, ma rimandandolo a data da destinarsi. Secondo, io glisserei sulle origini, più o meno come ha fatto Tim Burton con il suo primo Batman, e le relegherei in qualche flashback molto sintetico. Del resto, e ne parliamo di nuovo, gli Incredibili non avevano bisogno di origini, eppure il film funzionava alla grande. Non giudicatemi male se non ho detestato il film di Trank senza mezzi termini. Non sono queste le cose che mi scandalizzano. Trovo i notiziari molto più irritanti. Che cosa dite? È tempo di pestare qualcuno? Ci si becca in un altro quando? Au revoir!